nelle prime settimane del nuovo anno ci occuperemo più generalmente di altre materie che riguardano la sicurezza, cioè continuiamo a difendere il principio di legalità, continuiamo a difendere l'idea di uno Stato che non è la Repubblica delle Banane, che è uno Stato nel quale tutti quanti devono rispettare le regole sono chiare e il governo interviene quando quelle regole non vengono rispettate. È finita l'Italia che si accanisce verso chi rispetta le regole e che fa finta di non vedere quelli che le violano continuamente. È uno dei tanti obiettivi che abbiamo per il prossimo anno. Ci sono grandi riforme da fare: fisco, burocrazia, giustizia, presidenzialismo. Siamo già al lavoro su tutte queste materie perché noi non perderemo tempo, non perderemo un giorno del tempo che abbiamo per dare a questa nazione quello che merita. Io sono ottimista per il nuovo anno. E l'unica cosa che spero è che con i primi provvedimenti di questo governo siamo riusciti a trasferire un po' di ottimismo, un po' di fiducia nelle istituzioni, un po' di fiducia in una politica, in un governo che non hanno padroni, che non guardano in faccia a nessuno, che fanno semplicemente quello che è giusto fare, semplicemente quello che va fatto, come non, spesso non è accaduto in passato. Credo che da questo diverso rapporto tra lo Stato e i cittadini, tra il governo e gli italiani, possa nascere una stagione completamente diversa per questa nazione. Noi siamo abituati a flagellarci, a dirci che niente va bene, che insomma non ci sono grandi speranze per questa nazione. Poi ci si guarda intorno e si vede che negli ultimi 3 mesi l'economia italiana è cresciuta più di quella tedesca, di quella francese, di quella spagnola, banalmente perché non ci manca niente. Che non sia l'ottimismo e il coraggio di credere che ciascuno può fare la differenza, che siamo tutti nella stessa barca, è importante che remiamo tutti nella stessa direzione e quando lo facciamo, l'esempio arriverà soprattutto da chi ha maggiori responsabilità. E anche l'augurio che faccio per il nuovo anno, che sia un anno di vittorie, che sia un anno di ripresa, che sia un anno costruito dall'orgoglio e dall'ottimismo degli italiani e dalla capacità della guida degli italiani di essere di buon esempio su questo orgoglio e su questo ottimismo. Buon anno a tutti.